aumenta la pressione sul governo britannico perché intervenga con nuove misure restrittive. Il premier Johnson deve fare i conti con la quarta ondata di Covid-19 e si naviga ancora a vista tra rassicurazioni generiche ed annunci sussurrati di lockdown. Di fronte all'impennata di contagi, si domanda a Downing Street l'attuazione del cosiddetto piano B, pronto da settembre e finora evitato in favore di quello A, basato su test a tappeto e vaccinazioni. Da settembre è infatti partito un po' a rilento il terzo richiamo, caldeggiato dal primo ministro in persona. In vista della stagione invernale preoccupano i quasi 50.000 nuovi casi giornalieri, i 1.000 ricoveri, le 135 vittime. I dati dell'ultima settimana non lasciano molto margine di scelta, anche se lontani dai picchi di gennaio 2021, quando i morti erano oltre 1.000 al giorno e i ricoveri 4.000. Dal 19 luglio scorso nel Regno Unito non c'è obbligo di mascherine né di distanziamento e teatri, cinema e stadi hanno riaperto con capienza al 100%. Più restrittive le misure in Scozia e Galles, ma in Inghilterra le mascherine sono obbligatorie solo negli ospedali e nelle RSA, solo raccomandate nei luoghi chiusi o affollati. Infine, nessun obbligo legale di presentare il Green Pass negli eventi pubblici come partite o spettacoli. Tutto è delegato al buon senso degli organizzatori, che lo possono richiedere solo per singole occasioni.